No, ho avuto molte responsabilità, perché l'idea che ci fosse nell'Acrobat, ci sono due donne protagoniste, una che vive al nord e una che vive al sud. Al nord abbiamo fatto un giro di sopralluoghi, ho trovato la città di Treviso fosse giusta per quello che dovevamo raccontare, ma per quanto riguarda il sud, se non avessi scelto la Puglia, credo che Doriana avrebbe tolto la firma dalla sceneggiatura. Quindi mi ha portato in Puglia, mi ha fatto una testa così, mi ha fatto vedere tutte le città della Puglia, finché no, in realtà doveva essere una città sul mare. Quindi quando siamo passati da Taranto mi è sembrata anche quella la città giusta, e prima o poi torneremo, però, no? Sì, in realtà erano anni, adesso grazie alla validissima Puglia Film Commission si girano tanti film in Puglia, ma in quegli anni, appunto parliamo del 96, erano pochissimi e come dire la Puglia è un sud un po' diverso da quello che c'è nell'immaginario, che c'era almeno nell'immaginario in quegli anni. E quindi si è andati anche al di là del fatto che io ti fassi, è vero, però si è andati anche un po' per esclusione, perché comunque Napoli, le città della Campania, non so, Salerno, si portavano dietro cose troppo ingombranti. E poi appunto lui, Silvio, si è innamorato di Taranto, io ci sono rimasta un po' male per Bari, però insomma ho capito poi i motivi, che era più cinematografica, no, e quindi insomma è andata così.